sfruttare al meglio anche questi soldi che sono arrivati, no? Insomma, per le periferie in particolare, visto che noi trasmettiamo da un posto periferico come tanti altri, sapere che arriveranno 18 milioni di euro per rimettere a posto ciò che non è il Tridentino e ciò che non è Via del Corso o i fori è sicuramente di buon auspicio. Io infatti me lo auguro da elettore del centrosinistra, vabbè, comunque lo posso dire, siamo una radio antifascista e democratica e antimadridista. E antimadridista, questo tu. E silenziato. No, me lo auguro perché comunque Roma ha bisogno di un centrosinistra adesso forte, ha bisogno di un sindaco che sia sostenuto da un centrosinistra comunque, come ho detto, forte, per portare a casa dei risultati che la città, la capitale d'Italia, sta attendendo da tantissimo tempo. E soprattutto perché non ce lo dimentichiamo però che noi governiamo sia la regione in questo periodo storico, in questo momento storico, anche comunque abbiamo il governo dell'Italia, quindi l'Italia, la regione, il comune, tutti i municipi. Quindi se non si riesce a concludere niente, credo che per i prossimi 50-60 anni il centrosinistra non governerà più nulla a Roma. Assolutamente, questa è un'occasione che non va sprecata, e considerando che mancano ancora più di 3 anni alla fine di quelle che saranno, insomma, della consigliatura a livello di amministrazione capitolina, c'è ancora tempo per rimettersi in carreggiata. Buttarsi il fango l'uno contro l'altro credo che non sia il massimo, esatto, del risultato, insomma, per portare avanti i vari progetti. E poi porta ai risultati che ci sono stati comunque in Emilia Romagna, dove il partito dell'astensione ha vinto e dove una regione rossa come l'Emilia Romagna vede il più grande partito di centrosinistra, il Partito Democratico, perdere voti, nonostante comunque Renzi dice che ha vinto comunque il centrosinistra in quella regione. Bene, 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 condivido quello che avete appuntato. Valerio, c'è qualche notizia interessante di attualità che per caso sei riuscito a scovare? Flash. Allora, andrei sulla cronaca, perché vai. Praticamente si è risolta la questione, ma circa un paio d'ore fa da Guidonia, quindi rimaniamo comunque nell'ambito della Roma metropolitana, sì, un ragazzo di 17 anni si è barricato in casa armato di mannaia, sequestrando tutta la famiglia. Il ragazzo, dopo una lunga negoziazione con i carabinieri, si è prima convinto a lanciare la mannaia dalla finestra e poi ad aprire la porta. Nessuno è rimasto ferito. Dalle prime informazioni sembra che il 17enne non sia in cura in un centro specialistico, ma assuma psicofarmaci. I genitori in un primo momento erano riusciti a scappare dall'appartamento, mentre era rimasto all'interno il fratello minore di 14 anni. Sul posto i carabinieri di Guidonia, Tivoli e Frascati, oltre ai vigili del fuoco. Quindi un sabato abbastanza brutto per i cittadini della città dell'aria, dove ho avuto anche piacere di lavorare per un anno con un giornale. Città dell'aria. Città dell'aria è definita così Guidonia perché c'è l'aeroporto. Ah, ecco, ho capito. Dove insomma ci sono anche una serie di aneddoti legati alla Seconda Guerra Mondiale, ma non mi prolungo su questo. No. Va bene, allora io direi di andare nell'altra pausa musicale che ci ha preparato Lorenzo, Darkness on the Edge of Town. Bellissimo il tuo inglese, fantastico. Prego? Fantastico il tuo inglese. Certo, si chiede se potevamo parlare in spagnolo. Dillo spagnolo, no? Si chiede se potevamo o si voca parlare in català. In català. Addirittura. Oggi il Barça ha fatto questa campagna Socules per i 115 anni del Barça. Io mi farò la foto con la maglietta, è scritto Socules, essendo io un culé e un socio. Va bene, questa dirigenza tenta di camuffare le proprie mancanze in questo modo. Ma non siamo in club de football, Valerio. Esatto, già mi stavo agitando. E quindi andiamo alla pausa musicale, rientriamo. E chi chiamiamo il nostro Davide? Chi abbiamo in collegamento? Chiameremo Caterina Riglio, nonché la segretaria del Partito Democratico Pigneto Prenestino, se non sbaglio. Esattamente, bravo. E nonché anche vicepresidente del Partito Regionale del PD. O sbaglio?
Sì, fa parte della presidenza. Sì, bravo, bravo. Mi verrebbe bravo, da bravo. Dire se non lo sapete voi. Esatto. Va bene, dai. Darkness of the Age of Town, Bruce Springsteen. But that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain.
Eccoci, siamo tornati di nuovo in diretta su RadioRomaFutura.it e come annunciato prima di andare nella pausa musicale e ascoltare Bruce Springsteen, con noi c'è Caterina Rillo, che è la segretaria del circolo PD Pigneto Prenestino. Caterina, ciao, buon pomeriggio. Ciao, grazie, buon pomeriggio anche a te e a tutti gli ascoltatori, Massimiliano. Allora, Davide Di Carlo con me qui in studio, io vorrei da te una testimonianza. Sei sì. Partecipato alla conferenza programmatica del Partito Democratico di Roma, ieri sei anche intervenuta, hai parlato anche nel tuo intervento di un argomento che è d'attualità, in particolare nel territorio di cui insomma il Partito Democratico del tuo circolo vive e c'è e si occupa dei propri problemi, che è il Pigneto. Ecco, intanto ci puoi portare una testimonianza sulla conferenza, come hai trovato anche l'organizzazione, e poi il tuo intervento, in particolare l'argomento che hai toccato, che riguarda ovviamente il Pigneto Prenestino, ma anche tutto il Municipio 5. Assolutamente. Allora, ieri intanto sono stata molto onorata, insomma, di aver potuto partecipare alla conferenza programmatica, perché come infatti ieri aveva diciamo anticipato Lionello Potenzia, segretario del PD di Roma, che ha chiaramente insomma aperto i lavori ieri, notavo appunto che questa è solamente la partenza per futuri incontri e quindi per iniziare a lavorare effettivamente su i temi che Roma deve affrontare, e quindi insomma introduzione ai vari insomma temi affrontati, le politiche sociali, la cultura, l'urbanistica, la mobilità. Poi comunque Causi ha fatto un ottimo intervento seguito a Lionello Cosentino, in cui ha fatto insomma una relazione su tutta la conferenza programmatica, perché l'ha organizzata, diciamo, l'ha seguita molto Causi. Sicuramente è stata organizzata molto bene, gli interventi ci sono stati molto, molto interessanti, di Nicola Zingaretti, il nostro presidente della Regione Lazio, di Marianna Madia, ministro della pubblica amministrazione, della pubblica istruzione, poi sicuramente abbiamo avuto altri interventi dei Giovani Democratici, di Carta in Regola, insomma ci sono stati altri interventi molto validi. Poi oggi è proseguito perché c'erano gli interventi del sindaco Ignazio Marino, i presenti insomma i consiglieri, quindi insomma io credo che questa sia stata una bella occasione per stabilire che il partito deve iniziare a dare e stare in grado di offrire alle istituzioni e alla società civile approfondimenti e riflessioni utili per affrontare, diciamo, delle questioni, secondo me, che sono duplici, cioè da un lato una visione strategica e dall'altro lato le emergenze, quindi le azioni di breve periodo, perché insomma noi abbiamo visto che i fatti che si sono succeduti nelle ultime settimane, come quelli che riguardano Trastapiens e quindi le periferie, necessitano, al di là della visione strategica e quindi di lungo periodo, ma soprattutto di azioni nell'immediato, da fare nell'immediato. Poi ho notato anche insomma dai vari tavoli tematici, sicuramente quelli sulla cultura, che chiaramente la cultura può rappresentare uno strumento, uno degli strumenti utili per affrontare diciamo il disagio che Roma sta vivendo in questo momento. Poi comunque insomma sono stata chiamata più che altro per portare una testimonianza sul Pigneto, che come ci siamo detti pure con te Massimiliano e con Davide, il Pigneto insomma è una periferia che deve cercare di recuperare al massimo il degrado, e quindi affrontare sicuramente prima che le situazioni